Ciao belli, benvenuti in un nuovissimo video di The Technomancer. Andiamo avanti col gioco, vediamo un po' come abbiamo fatto un po' di prove, un po' di addestramento all'inizio, ora ci buttiamo subito sperando di ricordarci bene i tasti, perché ogni tanto me li fumo queste cose qua. Vi lascio il video, ci vediamo dopo la sigla. Ciao. Channel in collaboration with. Ok ragazzi, continuiamo questa partitona. Ci ricorderemo tutto? Boh, vediamo, vediamo. Vediamo come siamo messi. Io sono un po' stordito, queste cose qua ogni tanto me le svanisco veramente. Ok, abbiamo fatto l'addestramento. Vediamo un po' se ci ricordiamo tutto. L con azioni. Poi R1, questo possiamo andare a scegliere con L1 le varie cose, archi elettrici, eccetera, eccetera. Combattimenti che non abbiamo ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, invece con R1 la posizione, guardiano, furfante e guerriero. Ok, L2 una cosa di massa, poi R1 niente, L1X, questo si fa così. Poi per riporre, non mi ricordo più, per riporre azioni, no, per riporre riporre da solo. Ok, andiamo a parlare con l'ultimo che è rimasto. Hey, heard from Captain Sean. Capitano Sean mi ha detto che stai andando alla stazione, sei in partenza? Sì, addestramento completato. Parla con la guardia, prendi il sistema di combattimento. Stop right there. We're conducting a search. Look at this piece of shit. Che cazzo ci fai qua, pezzo di merda? Scusate. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Rook, ti sei perso? Qui non vogliamo vedere il giro di rifiuti come te. Ascoltami bene. Mi dispiace, non volevo. Ti ho forse chiesto di parlare, pezzo di merda? No. Sei un essere inutile perché dovevo interessarmi quello che hai da dire. Ti prego, per favore, volevo solo... Chiudi il becco perché non muori, cazzo, perché non muori, eh? Such a waste of life, a waste of space. Un rug è sempre un rug, dico bene, Zack? Puoi travestirli quanto vuoi, ma... Rimaniamo in silenzio, va. Zachariah, noi andiamo. Certain people are graduating to the rank of officer today. It does you well to serve only contempt to one worthy of nothing more. Bravo, bravo. And with that, we should be off. Bravo, non merita un cazzo quello lì. Giocone. Prima classe, ma è uno sballo spremute l'arancia in bicchiere di cristallo. Per niente. Look, Zach. We are heading for the dome. It was built by the first colony. Okay, è stato costruito dai primi coloni, è una vera e propria reclica. What's there for us? According to reports, per far scattare il tuo personaggio ti hanno premuto X, ok. In our interest, it would be best to keep out of the dome. Cosa c'è? Ho visto qualcosa, eh? Componenti metallici, prendi tutto. Qua c'è una porta, non posso passare di qua, qua c'è un computer, qualcosa, una lampada, no. Ok, andiamo. Ci sono, eh? Zachariah, do you remember your first lesson? Sì, più o meno. The scarcity of life? Indeed, the very one. Se uccidi un altro sventurato non farai altro che aumentare e la tua solitudine in questo inferno. Colpisci i saccheggiatori ma risparmiagli la vita. Ok. Bene, qua dove ci troviamo praticamente? Ah, dai saccheggiatori. Con il cerchio si faceva la schivata, eh.
po' di necromanzia. Ok, possiamo cercare o recuperare tutto, immagino, no? Prosciuga siero, uccidi. Quindi così li uccideremo, però noi non vogliamo ucciderli per adesso, perché ha detto di lasciargli la vita intatta. Anche se la tentazione di ucciderlo ce l'ho. Ah. Vabbè. Andiamo avanti. Che cosa abbiamo? Il vuoto perenne. Attenzione. A stare attenti, che a volte ti prendono di soppiatto, eh. Ok, mi sembra che ce la stiamo cavando abbastanza bene, a parte che mi stanno dando dei pugnetti ogni tanto. Cerchiamo, prendiamo tutto. Prendi tutto, ovviamente. Ecco, cosa se devo dare una un'impressione dopo. Take note that enemy forces lie in wait. Sali su quella roccia sporgente e dimmi se dobbiamo aspettarci i tanto temuti predoni. Ora vado, vado a vedere se c'è qualcosa. Dicevo, se devo dire una pecca, che forse è una cosa che è, sono i movimenti del personaggio. Non sono proprio perfettamente pronti. Oh, il nostro personaggio qua. Andiamo in cima alla roccia, noi arriviamo di lì, quindi ora adesso andiamo in cima alla roccia. Ci sono i vari piani con L1 e R1, però evidentemente adesso non ci sono piani, quindi andiamo su questa sporgenza. Ci sarà qualcuno, eccolo lì. Ecco, subito, primo colpo preso. Mi vorrei lasciare un po' di vita, però sai com'è, vabbè. Cerchiamo. Ok, c'era qualcosa. Attenzione, qua c'è un mucchietto di qualcosa. Detriti metallici. Stamattina c'ho un po' di attorcigliamento di lingua, eh. Qui non ci fa entrare, ovviamente. Super mega. Questo potrei buttarti giù, sai. Ah no, ho disabilitato l'arma. Attenzione, via. Però così ho diselettrificato l'arma. Riesettrifichiamola, ok. Lo preferisco. Osserviamo. C'è un bel po' di argente, eh. Ok, trovo un punto di osservazione. Fai rapporto al maestro. Qua c'era da raccogliere al tipo, che tra l'altro si è spostato nel frattempo, non era qua. Comunque, pazienza. Qua non c'è nient'altro da poter prendere, è possibile? Vastità del cazzo che me ne frega, eppure non c'è niente da prendere. Attenzione, qua c'è uno già morto di per sé. Scudo con lame da soldato. Prendi tutto. Allora, questo com'è che si riponeva più? Ma poi lo riporrò. Andiamo un po' a vedere qui cosa abbiamo. Qui abbiamo la mappa, ok. Equipaggiamento. Testa, casco non equipaggiato, perché non ce l'abbiamo. Ah sì? No, non ce l'abbiamo. Poi qui abbiamo mani, guanti da cadetto, guanti da cadetto. Ok, scudo da soldato. Scudo di lame, scudo con lame da soldato, aumenta un più uno. Vai, prendiamolo. Scusa. Sparachiodi, va bene, guanti da cadetto, ok. L2 nel sacco, abbiamo iniezione, trappola esplosiva, qui ancora non abbiamo. Ah, abbiamo anche un punto da mettere, eh. Allora, guardiano, guerriero, tecnomante, furfante. Io proverei a vedere la sezione tecnomante, eh. Spara due potenti archi elettrici con un bersaglio. Elettrifica l'arma principale, aggiunge. Allora, questo qua era abilità passiva, fa aumentare il 20% la velocità del nemico con i cosi elettrici. Se no, cosa abbiamo? Questa è tutta roba che abbiamo, no? Già? Quindi non c'è bisogno che. Esatto.
Quindi colpo di mazza potenziato ti permette di attaccare più velocemente dopo tutti gli attacchi con la mazza e di effettuare degli attacchi rovescio. Del rovescio. Andiamo a vedere giù furfante. Furfante cosa abbiamo? Ti dà la possibilità di 35% di schivare i colpi proiettili durante un attacco. Interessante, guerriero. Aggiunge una piccola area d'effetto dell'attacco veloce. Ma io direi che potremmo andare su o su Tecnomante per aumentare. Sì, aumentiamo le scariche elettriche 2. Confermo, ottieni questa abilità, punti spesi 1, perfetto. Bisogna pur cominciare da qualche parte. Esatto. Tra l'altro, io volevo cambiare metodologia di attacco, quindi posizioni. Volevo usare un po' il guardiano, perché un guardiano abbiamo questo e questo. Voglio vedere che attacchi riesce a fare, se sono un po' più tosti o un po' meno tosti. Ok, allora andiamo dal tipo. Caliamoci. Ok, qua saremo al piano superiore o inferiore. C'è un gruppo di predatori che assalgono la cupola. Sono in tanti, ma sono male equipaggiati. Quindi non dovremmo rappresentare un pericolo. Ecco, qua attenzione, Zachariah. Con la guardia lontana dalla storia, il gruppo vicino di nascosti. Il combattimento sarà ancora più veloce. Andiamo di soppiatto? Qui non c'è un cazzo. Caliamoci, andiamo giù piano piano. L3, furtività. Eccolo qua. Attacco furtivo. Ma dai! L'ho beccato subito. No. Ragazzi, arrivano! Forza! Doppia scarica. Attenzione, eh. Qua sono già tre, eh? Però quando lo selezioni l'altro me lo colpisce ovviamente, perché me la scarica anche a te. Tac tac tac, muori. Ok, prendiamo un po' tutto. Mi sa che tra un po' comunque ne asciugherò uno, eh. Voglio vedere cosa fa. Anzi, faccio adesso. Please tell me I did not fail to train you better than this. Vabbè, dai, una volta. Teach you the value of life. Anche il re del siero. Ogni tanto bisogna di siero anche, ragazzi. Iniezione di concentrazione, perfetto. Giacca da operaio leggera. Si sa che merda che è, se è peggio o meglio della nostra. Boh, qua componenti. Non c'è un Kaiser. Qua abbiamo asciugato tutto. Qua cosa c'è? Cos'è sta fare rosso? Non c'è niente. Cos'è sta fare rosso? Una lampada? Ovviamente non si può rompere. Ma lì, scudo con le lame. Scudo da infame per voi, scudo con le lame. Andiamo all'attività furtiva. No, ci ha beccato. Fluido insufficiente, arrivo! Non temere! Boh, che parata, ragazzi! Se si para al momento giusto fa una specie di situazione rallenty interessante, tra l'altro, eh! Oh, scioccata! Boh! Questa non c'è niente. Questo prendiamo quello che c'è. L'altro l'ho seccato qua nell'angolo, prendiamo quello che c'è. Allora, cosa facciamo? Perlustiamo da questa parte, dall'altra, qua non c'è niente. Attenzione. Andiamo con la furtività. Attacco furtivo, bello lì. Oh lì, che cacchio, ha fatto veramente la distruzione. Sì,
sei fortissimo, sei. Un po' di scossetta anche a te. Pantalone d'operaio, prendi tutto. Qua non c'è niente. Qui non c'è niente, qua c'è qualcosa. Qua c'è la cassa anche, eh. Ok, componenti metallici, prendi tutto. Qua direi che... qua c'è altri componenti elettronici forse, eh? Nessuno c'è. Qui siamo di fuori, qua c'è un secco. Questi qua secchi mi fa sballare, perché sono quelli che hanno preso il sole. Occhiali protettivi, ok. E qui non c'è auge, eh? Ok. Però un po' di sera, quasi quasi. No, dai. Andiamo, Sean. Duma, Sean, dai. Qua abbiamo già risucchiati tutti, quello che c'è da prendere. Qui non c'è un Kaiser. Bisogna scendere di nuovo di qua. Attenzione. Attenzione. Riesco a fare un attacco furtivo doppio? No. Vada lì. L'unica schivata, ragazzi. Tan. Parata. Livello 3. Quindi abbiamo preso un altro punto abilità, se non sbaglio, eh. Attenzione, vita. Attenzione, indicatore basso della salute. Eccoli. Volevo curarmi, ma ho detto ce la faccio. Quindi, carica l'ultima partita salvata. Qua c'è la delusione di deludendo, ragazzi. Se vi fa partire, bisogna ricordarsi di salvare intanto. Quindi è fondamentale il salva-salva. Allora, io vi riporto più avanti, eh. Ok, ragazzi, riprendiamo da qua. Allora, c'era la cassa. Apriamo sta cassa, andiamo a vedere se c'è sempre il secco lì dietro. Eccolo qua, è sempre qua. Allora, direi che intanto potremmo un attimo controllare di metterci qualcosa, eh. Allora, vediamo un po', abbiamo recuperato testa, abbiamo degli occhiali protettivi, comunque un più uno non fa male, eh. Ok, occhiali protettivi, poi giacca da cadetto, abbiamo la camicia di Chuck Noctis. Ok, mettiamola, anche se perdiamo un po' di resistenza alla destabilizzazione e rigenerazione del fluido. Ma abbiamo la resistenza al veleno? No, mi lascio questa. No, no. Guanti, abbiamo lo scudo da soldato con le lame che abbiamo già montato prima. Pantaloni, da cadetto o da operaio? Lascerei quelli da operaio a scapito di un po' di difesa, immagino. E invece scarpe stivali da tecnomante, vabbè, teniamo questi che vanno benissimo. Ok, di qua non c'è null'altro. Andiamo giù, facciamo un'operazione di soppiatto a quello lì. Tagliamoci. Non ci vedono, pensate, non ci vedono. Attacco furtivo e via. 2 e 3. Qua c'è un po' troppa gente, eh. Devo ricordarmi di utilizzare la vita, cosa che mi dimentico spesso. Ok, anche quello se n'è andato. Questa allungiamo qua nell'angolo così. Attenzione. Attenzione alla vita, eh. Quindi curiamoci. Quello è in procinto di seccare. Bello, 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 via. Ok. Recuperiamo un po' di roba. Sempre che ce ne sia. Prima c'è stato un super bagone. Sono rimasto inchiodato dietro a un muraglione. Lasciamo perdere. Ho messo mezz'ora da via.
Ok, cose che a me non piacciono, questi bug così di gioco non mi piacciono per niente. Scarpe, allora, scarpe. Attenzione, scarpe. Abbiamo recuperato una scarpa da operaio. Però stavolta forse è meglio equipaggiarla. Equipaggiamola. Abbiamo pantaloni da operaio come quelli di prima, però no, direi che me li tengo i miei. Invece come armi, chiave inglese piombata, mannaia che non posso usare, mannaia la miseria. Niente, teniamo quello. Abbiamo un punto nuovo da mettere di abilità. E quindi io direi che le due scariche le abbiamo già messo. E possiamo spostare l'abilità su... Gli archi elettrici rimbalzano su un nemico vicino. Otteniamo questo potenziamento che secondo me è forse un po' più utile rispetto ad altre situazioni. Non abbiamo di siero, quindi purtroppo... Questo bisogna che lo prosciughiamo. Ok, allora, siero. Allora, vediamo un po'. Qua troviamo tutta la scheda tecnica nostra. Il nostro punto... Ah, dobbiamo andare laggiù. Ah, c'è un banco di situazione là. Andiamo un po' al banco di situazione, che... Come si fa a marcare, naviga, L... lo marchiamo? No, non si può. Non si può marcare. Noi ci andiamo lo stesso. Dobbiamo andare là, al tavolo, a farci quella cosina. Attenzione, il tavolo è qua. Qui ci potrebbero vedere, eh? Ecco, ci hanno visto. Vale, subito il primo colpo fatto. Preso. No, perché ci abbiamo questa... Perché ci abbiamo questa cosa? No, no, via. Non volevo quello. Posizioni. Guardiano. Ok, parata buona, in tempo. Attimo di strapanico. Cerchiamo. Qua si muore di niente, Qua si muore di niente. Carichiamo l'ultima partita. Vediamo se c'è il caricamento. Se il salvataggio è un po' più avanti di quello di prima. Se no, siamo punto da capo. Ok, di qua va già meglio. Ok, cerchiamo di non farci seccare di nuovo, possibilmente. Pariamo ovunque, pariamo, anche i colpi. Bene. Questi che hanno le armi intanto sono abbastanza inutili. Livello 3. Siamo tutti a livello 3. Dove vai? Vieni giù. Ok, curiamoci subito. Pozioneggiamoci, scarpe da operaio, poi li vedremo di nuovo dopo. Allora, dobbiamo andare al banco di prova, che è qua dietro, Nuovo livello. Allora, nuovo livello. Come volevasi dimostrare, rifaccio quello di prima. Quindi, camicia d'artigiano, camicia da saccheggiatore Noctis. Un po' più di difesa, perdiamo tutto il resto, ma... No, direi di no. Iniezione. Ah, sono qua iniezioni. Ok, niente, andiamo al... Dobbiamo andarla giù, Possiamo entrare solo di qua. O c'è anche un ingresso da questa parte?
forse c'è un ingresso anche di qua. No. No, di qua non si entra. Ok. Allora, andiamo di qua. Ragazzi, dobbiamo cercare di fare miracoli qui, eh. Facciamo subito un attacco di soppiatto. Anzi, prima rubiamo. Poi attacco di soppiatto. E la ungiamo contro colpi così. Come se neanche se ne accorgesse. Tan! Picchiamo anche questa, ora vengono giù gli altri due perché ci vedono. Aia! Sono ancora un po' scarsi, come i tecnomanti. Ok, qua non c'è niente, fabbrica. Allora, oh. Fabbrica. Cosa possiamo farci? Occhiali protettivi che ci abbiamo già. Pugnali, chiave inglese. Piombata, danni 28 però, eh. Danni buoni, alti. Alti, alti, alti. Un bastone col bonus a 3. Questa è la roba che abbiamo noi, forse? Ah, sì, perché noi adesso possiamo fabbricare i talenti delle armi, ok. Allora, nel tanto dentellato possiamo metterci. Abbiamo qualche prodottino, però noi questa roba qua non la stiamo usando. Stiamo usando le mazze. La chiave inglese piombata, quindi nell'impugnatura potremmo aumentare un pochettino danno fisico, forse, o la possibilità di danno critico. Mettiamo danni, assembliamo questo pezzo qua e invece qui ci mettiamo la destabilizzazione. Ok, ah, componenti mancanti, porco cane. Vabbè, lasciamo quello, vediamo se possiamo, nello scudo, che c'è solo il centro, di mettere qualcosa. No, non possiamo perché ci mancano componenti metallici. Non possiamo fare nient'altro, sparachiodi non ci abbiamo niente, guanti da cadetto niente, invece tanto dentellato, forse possiamo mettere qualcosa. No, non abbiamo nient'altro, basta, il banco da lavoro ci ha fruito veramente poco, però c'è fruito. Ok, andiamo su. Tanto dentellato. Iniezione di concentrazione. Per il tutto. Okay. Uno abbiamo stecchito. Abbiamo un po' di parata fondamentale perché sennò ci andiamo sotto, eh. Ok, bisogna ricordarsi di parare soprattutto e di curarsi quando è il caso, eh. Ok, iniezione di salute, tanto dentellato. Ok, un ne siamo. Qui componenti strani non ce n'è. Qua si esce. Si esce come lì, quindi non c'è nient'altro. Qui c'è qualcosa? No, oggetti in giro, mi sa che scordateveli, eh. Qua siamo di nuovo dove eravamo prima. Allora, per andare dove dobbiamo andare noi, dobbiamo passare da sotto adesso, quindi ritornare di là, non andare più dal banco di lavoro, ma andare al di sotto. Quindi prendere questa strada qua di nuovo e andare di qua. Ok, siamo nella zona giusta. Caliamoci anche qui. Andiamo all'entrata della grotta. Attenzione, cinematica. Fermo. Non ti muovere. Ops. What the fuck? Non mi direi che è un ragno di quelli tecnomantici, eh? Una bestia, cazzo. Sono bestie. Allora, qua. Elettrifica, elettrifica. Qua ci vorrebbe R1, cambia, ok, bastone, attacchiamo più da lontano, eh. A volte mi chiedo se è ancora giusto da fare. Ah, questi non lasciano niente. Okay. Solo che mi preoccupo per la tua felicità. Vabbè, sì. Ok.
Dai, invece che parlare da solo, vieni un po' avanti. Com'è qua la situazione? Niente. Ma quindi ci sono anche i mostri, eh? Ci sono anche i mostri, eh? Componenti, qualcosa. Oh, detriti metallici. Proseguiamo. Questa porta è identica a quella della nostra cappella. Per accedervi due tecnomanti devono unire le loro energie. Fusione! Fantastico, abbiamo aperto anche una porta, eh? È già qualcosa. Ok, io direi che qua siamo abbastanza al sicuro. Vai nella cupola, vai nella sala principale. Io niente, qua interromperei l'episodio perché comincia già a essere lunghetto, eh? E così io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio e questo mio video. Se vi è piaciuto, tanti bei pollici in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, commentate, condividete, fate un po' quello che volete. Saluto tutti quelli che mi seguono e ringrazio tutti. Ciao belli!